partiamo già con bene. Con la valigia, facciamo vedere la valigia. Allora, questa è la sorpresa 1 prima del viaggio. Fino. Coccolino, coccolino. È bello che mi dice a destra. E poi non c'è, dove cazzo è andato? Cioè, guarda, dove, guarda a la destra prima, ti ha detto? Guarda la prima. Chiamalo. Guarda il trolley di Francesco. E chiedere un trolley no, chiedere uno. E lui lo prende ridendo anche. Ma sì, infatti, cioè, lo trasci, guarda così funziona. Guarda, guarda, aspetta. Guarda così, tu vai tranquillo. È vero, non ci avevo pensato. L'ho preso con Pino stamattina. Perché tu ti svegli l'ultimo giorno, no, gli sì, ultimi 5 minuti prima di partire, decidi di fare la depilazione per la prima volta in vita tua. Sì, e sei Godzilla. Ecco, questo di è il peli. Risultato. Questo è il risultato, esatto. Oddio. Ascolta. Hai la sarebbe da distendersi lì e passare nel. Cosa hai trovato nel bagaglio? Peter Pan, che bello! Trilli! Grido Riccio! Un libro vietato ai minori, minori di 14 anni. Sì. Boom! Guarda che cazzo, ma come puoi mettere la roba tutta per terra? Momento, solo un attimo. Devo tempo tirare fuori la roba importante, sono i pastelli. Ma vabbè, continua. No, aspetta, stavo facendo quella di Superman. Bene, ecco qua, finalmente. La favola ha avuto effetto, spero. Bon. Fammi vedere come distendi bene le gambe dentro il letto. Dentro fuori. Franci, come hai messo le gambe? Cioè, ma ti sei accorto che ti abbiamo fatto il sacco nel letto? Sì, allora che ti cazzo facevi? Ma... Sì, ma devi girare, devi guarda, spingere forte, si smolla, più veloce. Vai, vai, ancora. Dai, dai. Ecco, adesso dovrebbe essersi smollato. No, no, di qua, in avanti. Spingi di forza. Ma veramente... Ma per un attimo... Siamo qui bloccati, ragazzi. Siamo qui da un quarto d'ora. No, più di così non va. Gira, fai il giro intero. Oh, ce l'ho fatta. Ricordi cosa ha detto Peter Pan nel libro. Ecco. Giù la sella, stringi, stringi. Che cazzo, è inutile che sai muovere le tette se poi non le sai usare. Guarda che schifo la mano, pulisci, madonna. Adesso che ne lui ha consentito. Ecco, mi raccomando, lasciala lì tranquillo. Sì, in mezzo alla strada. Hai capito come si regola adesso? Ce la faremo a fare exploring? No, ce la faremo perché c'è un problema qui, altro che roof tu. È mezzogiorno, mezzogiorno. Non siamo ancora partiti. 11:13. Adesso vai in bagno e poi deve regolare la sella un'altra volta. gliela girerei per la terza volta. No, lo rifaccio. No, devo arrivare. No, oh, sarà perfetto.
ho solo che voglia di mangiare. Sì. Alio! Valiant Tips 2, farla prima di allenarsi. Bene, benissimo. Anzi, finisci tu. Va bene. Esci. Parte. Sì. Che una sedia abbia sempre. Ho visto anche la maniglia. Perché se tipo se uno si siede. Spiegami se uno si siede, per esempio. E tu sei incazzato di. Oh, Alessandro? E non si. No, questa persona non si gira. Alessandro. Allora, a un certo punto ti incazzi e dici. Alessandro, cazzo! Ah, ok, adesso ho capito. Ti stavo chiamando. E quindi, ho capito. Ecco l'utilità del manico. Del manico, del manico. Dio, bestia. Yes, ah, sti che cazzo. No, stop, stop, torni indietro. Porca troia. Stop, stop. Dio cazzo. Preso anche la legna. Stop. Boia. What the fuck you do? Ready? Power on. Thank you.
cinematica. Yeah. What a custom! È customerrimo. Cinematica di Metal Gear Solid. Prim, prim, prim. Cos'è stato? Sigla. I consigli di Valian. Per fare una bicicletta mimetica bisogna prima di tutto giocare a Metal Gear Solid 3, e così si ha le conoscenze giuste, no? Per poi bisogna staccarli e romperli e pubblicità. Consigli per gli acquisti. Ma allora cosa vendo? Vendo serpente camuffato da catena anti-taccheggio a soli 399 euro. Ma non avevi male, Dio bondite. Sì, buona. C'è chi è ad Adelaide Lage. Sì, infatti adesso dobbiamo decidere se rimanere qui all'Aia o tornare ad Amsterdam per cena. No, attento a non oltrepassare che lì è Rotterdam, eh? Ancora non dobbiamo andare a Rotterdam, stai qua alla marciapiedi. Lo faccio io. Ma te l'hai smontato, no? Sì, l'ho smontato io. Onde evitare. Andiamo tutti che cenano già da un'ora e mangiano in faccia. Noi ceneremo fra due. No, ceniamo. Ma e se facciamo la cena adesso, presto, e poi partiamo? Ma no. Scusa, abbiamo fatto colazione tardi, pranzo tardi. Cena presto? No. Why no? Sì, però cena senza sale. Franci, cosa stai cercando? I braccialetti. Scatola piena questa volta, L'Oreal vuoto. Portarsi sempre un portamagnesio da arrampicata. Oh, finalmente trovato il cazzino bianco. Canottiera di mio nonno. Un attimo, scusa un secondo. Allora, Avanti. Sono morto. Franci. Mannoli? Cazzo, però l'ho ripreso. Cazzo, Francesco. Preso.
donate anche voi un euro al 5432 e comprate senza una trolley a Francesco, per favore. Sicuro? Sì, sì, sì. Su che gira. Dov'è il su? Su che gira. Adesso? Sì. Lo sapevo io. Giorno. No, anzi, aspetta. Diario di bordo. Giorno numero 4. Oggi Francesco si è accorto che non gli arrivano i messaggi su WhatsApp. Sì. Da tre giorni. Sara mica che ha attivato il roaming. Valiant tips. Attivare il roaming dati dopo tre giorni dal viaggio. Girati. Allora, abbiamo scoperto che cercare una cosa su Google mentre sei offline non te la fa visualizzare. Ma com'è sta cosa? Se tu non sei online, Google non funziona. Scusa un attimo. Pubblicità. Pubblicità. Ding. I rami secchi sono passati di moda. Tagliamoli con le foglie di edera ancora sopra. Così sono più freschi. Dling dling. Arrivati. Quindi entriamo nelle patatine. Ma com'è che voi mangiate e io devo riprendere? Perché c'è sempre uno a riprendere e poi tu non fai niente se non vieni ripreso, quindi devi aspettare. Appunto, ho fame. Pidi, pidi, pidi. Cioè. I consigli di Valian. Thank you.
Oh, ragazzi, ho preso questo power bank, una figata, ricarica ben 3 volte un cellulare e anche la GoPro contemporaneamente. Ma dovevi prendere questo, ricarica fino a 5 volte più 2 volte la GoPro. No, senti, questo qui è uno dei più forti sul mercato, questo non è possibile. Questo è il più forte. Ragazzi, ragazzi, cioè non sono niente questi a confronto del mio. È inutile che fate tanto i galletti, no, perché vabbè, sì. Poi... No, a parte il fatto che questo è appena uscito. Il suo probabilmente, ma non lo so. Sì, ha qualche mese, ma... Cioè, adesso voglio proprio vedere, cioè, che cosa hai comprato tu, scusa. Ma io ne ho comprato uno fisso, cioè un power bank portatile. Ma non esistono, fisso. Non dire... Cioè, non... E allora questo che cazzo è? Questo 1000 volte ti ricarica. Per avere una grande ricarica non bisogna avere un grande power bank, ma un grosso power bank. Eccolo lì. Sì, sì. Bene, ragazzi. Amalia Freliuge. Portami anche quello. Ma mi hai ripreso il tuo point. Tutto. Così. Cazzo, e si arriva anche. Me la metto in bocca? Uguale. No, le ruote giù. I ganci vanno. Che cazzo fai? Non ce la tolgano. È in cazzo. Cambio? Ma c'è qualcuno che viene in spiaggia col trolley? Sì. No. Ma... Bagnatelo! Zuccheremo. Yeah. Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam.
dai. Eccoci qua alla fine del tour, finalmente questa qui è stata sostituita completamente da questa. Livello di sicurezza altissimo, standard internazionali. Oggi ci sono 35 gradi. Oggi Francesco ha viaggiato tutto il giorno con questa felpa pesantissima di pile nera e i pantaloni felpati. Tira, buttala. Se lo arrestano perché pensano che sia una bomba. Non entra. Secondo me glielo fanno ritirare fuori, ti immagini? Boh, segna sull'orologio che hai buttato via la borsa. Boh, a posto. Ben completato. I consigli di Dalzo. Per viaggiare bene non ci vuole una borsa grande, ma una grande borsa. Finalmente. Violetta. Violetta. Travelers. Solo per? E the transgender. Quante cose hai perso a questo evento, in questo tour? E non inquadrare mai, inquadrare il protagonista. I pastelli, i braccialetti. Con le stronzate. La maglietta Fly Free della Storm, pure il telefono. Paio di scarpe, vero? Il magnesio inculato, okay. Il telefono inculato. Ok, tutto il resto tutto... è top secret. Vediamo da Fly Free TV è tutto. Basta, basta, basta.